Adesso si assisterà a un evento straordinario. Questo sarà lo scenario di storie metropolitane, di quelle persone strane che navigano dentro i bar. E questo lo Zanzibar, come si racconterà? Zanzibar è una città, incrocio di mille razze, coi fiori sulle terrazze davanti all'oceano indiano. Così nei bar di Milano le molte persone perse intrecciano storie diverse, come presto si vedrà. Il primo è senz'altro un pazzo, Gustavo il proprietario, tiratissimo di salario, con un passato d'alpino. E Benny gli sta vicino, un fratello profilo latino, un Rodolfo Valentino, francamente da strapazzo. E per il vostro sollazzo abbiamo anche un comunista, Italo, motorista, con una spina nel cuore. Eva lo ferì d'amore, americana elastica, ha una scuola di ginnastica dentro lo stesso palazzo. Perdonate l'imbarazzo quando si parla di Arturo, un uomo senza futuro, bevitore di birra e strano, ha un amico pakistano che sbarca il lunario qui. Lui dice di chiamarsi Aziz e vive con l'intrallazzo. Ma veloce come un razzo, ecco il re dei tram di Milano, Domenico napoletano, che si sente settentrionale, equivoco nazionale, che spesso rende inquieto lui che coltiva in segreto basilico sul davanzale. Ma l'ultima carta del mazzo, Maria Maga è cameriera, è lei la dolce bandiera di questo porto di mare. Lei conosce il bene e il male, ma non dice i risultati, è una Jenny dei pirati attrezzata di ravazza. Sono 40 episodi con 40 introduzioni, prologhi, brevi canzoni come quella che ascoltate. Speriamo vi divertiate come vi abbiamo promesso. Comunque, grazie lo stesso, a noi ci hanno già pagati. Piacerà agli italiani?